facciamo in Amazzonia qui, eh! Oh dai, guarda che roba, io sono quando vedo queste stradine così. Uè, va che ci siamo anche noi, non fa la curva stretta. Siamo mica Imola qua, adesso curvetti in derrapata col nonno. Vai nonno, vado piano ma tu vai, eh! Vai a vedere chi sei, nonno! Le salite sono ripide, il nonno con la prima va su. Ventola di raffreddamento a cannone. Vai nonno, tira fuori i pistoni, vai! Io faccio tutto quello che vuoi, tu basta che non mi picchi, capisci? No? Tu basta che non, se mi picchi piano vengo, se mi picchi forte, povero rimango nella cabina del nonno.
in mezzo agli ulivi. Guardate che bello questo posto, non ho mai visto niente di così bello, mai. Guardate le piazzole per le tendine, proprio bello, spettacolo. Ciao, beh, figlioli, allora come andiamo? Tutto bene? Adesso andiamo a conoscere i titolari di questo meraviglioso posto, beh. L'abbiamo sempre sognata la casetta in legno, beh, figlioli. Permesso? Buongiorno. Ah, sì, ma guarda, te puoi fare quello che vuoi. Eccoci qua, ragazzi. Ciao, buongiorno. Buongiorno, come andiamo? Tutto a posto? Molto bene, grazie. Bella. Ciao, Daphne. Ciao, Daphne. Ragazzi, questo qui è un posto meraviglioso, io l'ho scoperto per caso, la mia mogliettina ci aveva lo smartphone in mano, si è messa, ha fatto tutte queste cose. Avete capito bene, eh? Ma l'avete visto il posto? Avete visto che cosa non c'è qua dentro? E questi due bei marito e moglie, guarda che sorriso che c'hanno. E che cos'è, ragazzi? Sarà l'alimentazione? Sarà tutta questa bella verdura che c'hanno, l'aria? Vedete questa bella signora? Non ci crederete, ha 89 anni. Luca, piacere di conoscerla. Cioè, sarà l'aria, non lo so, sarà questo posto meraviglioso, il dove abitano. Dicono che di notte ci sono i cinghialoni qua. Purtroppo i mezzi tecnologici non possono farvi sentire il profumo che sto sentendo. Ascolta, non sto ancora filmando, aspetta. Senti una cosa. Io ti ringrazio perché sei un signore. Siamo ascolta, delle contadine e siamo tutti così in questo. E questa è una cosa bellissima. Io adesso vado giù. È un posto spettacolare, ragazzi. Ci sono alberi da frutto, ulivi, alloro, salvia e poi c'è un'aria finissima. Buongiorno. Qui abbiamo bagni che sono strapuliti, ragazzi, li puliscono giornalmente. Adesso chiaramente siamo in bassa stagione, qui abbiamo una toilette per disabili, ben fatta. Lo consiglio a tutti questo posto, ragazzi. Non è bello, è eccezionale. Roberto, Daphne, sua moglie, la mamma, 89 anni con i suoi denti, sorriso in faccia, bella signora, perché bella signora, dritta, senza bastone. Curiosamente le ho chiesto la sua dieta, che cosa mangia, che cosa fa. Gente spettacolare, ragazzi. Sono stato un giorno solo in questo posto, ma dopo aver conosciuto il titolare, sua moglie e la mamma del titolare, mi dispiace andarmene, ragazzi. Veramente valida, veramente. Tutto a posto, via.